Non poteva essere che il mare a presentare la versione 2.0 della canzone classica napoletana. A bordo di una barca, il duo South Designers, composto dal pianista Antonio Fresa e dal DJ Fabrizio Fiore, ha proposto Napoli Files, disco composto da 12 brani della tradizione napoletana, da Anime Cora Scalinatella, passando per Luna Rossa, Mala Femmina e Tamurriata Nera, riarrangiati con sonorità contemporanee, usando i campionamenti di interpreti storici come Nilla Pizzi, Renato Carosone, Sergio Bruni, oltre che dialoghi musicali tra Nunzio Gallo e i figli Gianfranco e Massimiliano. Questo progetto nasce innanzitutto dall'amore della musica per la canzone napoletana, nasce da un incontro tra me e Fabrizio Fiore, incontro che poi ha prodotto i South Designers, e dalla grande voglia di sperimentare, di fare qualcosa di irriverente con una tradizione che amiamo profondamente, e da qui nasce questo progetto ambizioso di mettere i baffi alla Gioconda, ovvero giocare con ritmiche dub, trip hop, house nella canzone napoletana, con le interpretazioni più celebri che vanno da Murolo a Sergio Bruni a Nunzio Gallo. Abbiamo intanto dovuto selezionare tanto materiale e capire quale più poteva anche adattarsi a essere rappresentabile in una nuova veste. Dopodiché l'empatia che mi lega a Antonio Fresa invece per altri progetti che abbiamo già prodotto insieme ci ha facilitati nel riarrangiare questi brani, come diceva appunto lui, con una modalità musicale diversa, molto moderna, legata alle sonorità, diciamo, attuali, quindi cercando di coniugare il passato col presente. Tredicesima traccia invece inedita, Tutte Yourn, che ha goduto della collaborazione dell'attrice Cristina Donadio e di Pietra Montecorvino. È stata bellissima, perché mi sono trovata a mio agio sia musicalmente che umanamente, e nella mia città, che è la cosa più importante, è la cosa che più amo al mondo, insieme ai miei figli, perché la amo, perché io sono Napoli e quindi io mi amo e quindi amo la mia città. Molto semplice. Intervenuta la produttrice Anna Leonardi. Abbiamo cominciato questo progetto 6 mesi fa con la casa editrice Leonardi dal 1924, e mi è piaciuto tantissimo questo progetto perché abbiamo riscoperto le canzoni napoletane, e mi è piaciuto moltissimo perché finalmente con delle canzoni napoletane doc, che però sono forse qualche volta tristi, e invece in queste canzoni si riesce a ballare, ci si riesce anche a divertire.